Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci qua, vado subito a Carini, in provincia di Palermo, per capire, a parte la meraviglia di questi dolci che stai facendo. Ciao Natale, buongiorno, vedo davanti a te dei ciao, meravigliosi Mita. Cannoli buongiorno. Pronti per essere riempiti. Li stiamo riempendo, per te li stiamo riempendo. Mi dispiace che non te li posso mandare in questo momento, ma troveremo la soluzione. Che meraviglia. Allora, senti, però invece parliamo di quello che sta accadendo. Tu hai lanciato un allarme molto grande, hai detto che con questa situazione tra bollette, costi delle materie prime, tu non puoi andare avanti. Mi spieghi di cosa stiamo parlando in termini di rincari e di come impattano sul tuo lavoro? Mirta, allora abbiamo avuto in partenza un aumento delle materie prime come base del 30-40% per alcuni prodotti di base, quindi burro per fare i cannoli, farina, quindi tutta la materia prima è aumentata, olio, l'olio di semi è triplicato per 3 volte, la pasticceria, quello che è i latticini, quindi la ricotta è aumentata del 30-40%, il pistacchio è schizzato in aria, tutto questo partendo dai costi fissi. I costi fissi sono l'energia. Noi abbiamo avuto questo mese, ti faccio vedere una delle bollette, pagavamo intorno a 6.000 in uno dei ristoranti, ne paghiamo 23, quindi pagavamo l'energia elettrica a 12 centesimi a kilowattore, oggi la paghiamo a 0,60. Quindi questa è una situazione non d'emergenza di più, perché se a noi arrivano i costi fissi alle stelle, se le aziende continuano ogni giorno, perché ormai non abbiamo un listino prezzi, ogni giorno le aziende non fanno capo più a un listino prezzi, tutti i giorni aumentano. Questo diciamo che non può essere il finale solo i clienti, perché se noi aumenta tutto dobbiamo aumentare tutto, ma aumentare significa che le famiglie che comprano le cose da noi, quanto devono acquistare oggi il pane che produciamo, la pasta che produciamo, i dolci che produciamo, diventa inaccessibile. Quindi a chi vendi? Chi è il mercato nostro? Il mercato estero può essere, il mercato dei ricchi, ma noi siamo artigiani e vendiamo in Italia, vendiamo in Sicilia. Scusa Natale, ma molti tuoi colleghi cominciano a pensare di dover chiudere. Tu ci hai pensato a questa possibilità? Guarda, io è un pensiero lontano, intanto perché grazie a Dio abbiamo alcune commesse, quindi noi questa è un'azienda dove facciamo produzione per i nostri eventi, abbiamo alcune commesse che dobbiamo rispettare e li rispetteremo i nostri clienti. Per il resto abbiamo i ristoranti, i negozi, con una grande preoccupazione, perché se continuano a aumentare i costi dobbiamo mettere per forza lì il personale in cassa integrazione, e come continuo a dire da giorni, quando metteremo il personale in cassa integrazione non solo gli danno una miseria, e l'abbiamo visto in pandemia, che prendevano uno stipendio ogni 5 mesi del 70% della busta paga di base, quindi era una miseria per vivere una famiglia. E poi penso che lo Stato si deve accollare questi costi, che non so quanto gli conviene allo Stato fino a questo punto, perché in pandemia abbiamo visto quello che è successo con le casse integrazioni. Forse allora, oggi quello meglio che sta dicendo Natale è una cosa che dicono che in c'è molti che la cassa integrazione. Dio che meraviglia, cannoli. Dicono in molti, da molti pulpiti differenti, penso a Matteo Salvini che l'ha detto, ripetuto in campagna elettorale, ma penso al presidente di Confindustria Bonomi che dice oggi in un'intervista bisogna tirar fuori 50 miliardi perché tanto dopo sarà peggio, cioè i soldi che non si tirano fuori oggi per aiutare le imprese, come diceva Natale, li pagheremo molti di più, perché aziende che chiudono, desertificazione del tessuto industriale, persone che finiscono in cassa integrazione, questo finisce sulle casse dello Stato. Quindi meglio tirar fuori dei soldi oggi che non pensare di doverlo fare in futuro in dimensioni gigantesche. Cazzola, che ne pensi?